La Vestas resterà a Taranto ed investirà 10 milioni di euro nella produzione di pale eoliche modello V112. Sono salvi 127 dipendenti di uno dei tre stabilimenti dell'azienda danese, la Vestas Nacelles, che chiude i battenti e cessa la produzione delle turbine eoliche, che piuttosto che essere licenziati saranno ricollocati nella Vestas Blades, previa adeguata formazione per occuparsi della nuova produzione. L'accordo è stato firmato ieri al Ministero dello Sviluppo Economico. Per decorrenza dei termini, l'ex presidente della provincia di Taranto, Gianni Florido, e l'ex assessore dello stesso ente, Michele Conserva, torneranno in libertà dal prossimo 15 novembre. Florido e Conserva erano stati arrestati il 15 maggio scorso nell'ambito dell'inchiesta Ambiente Svenduto per la vicenda delle autorizzazioni alla discarica interna all'Ilva Mater Grazie. La Cassazione ha depositato le motivazioni con le quali il 10 giugno scorso ha confermato gli arresti domiciliari per Emilio Riva e Luigi Capogrosso, rispettivamente patron dell'Ilva, ex direttore dello stabilimento di Taranto. Secondo i giudici della prima sezione penale della Cassazione, i due sono pericolosi perché hanno cercato di coprire i reati contestati con artifici, strumentalizzando a tal fine anche le istituzioni religiose. Il trentenne sorvegliato speciale statese Angelo Ammirato è stato arrestato dai carabinieri per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L'uomo è stato riconosciuto da un militare libero da servizio mentre passeggiava in via Lago di Scanno. All'alt del carabiniere il trentenne è uscito, ma è stato bloccato dai militari intervenuti immediatamente. Il pregiudicato è stato condotto in carcere su disposizione del sostituto procuratore di turno Ida Perrone.